fammi sapere. Magari fosse solo l'anteprima di OBS, una pacchia. Una gran pacchia sarebbe. Ah, vuol dire che ho perso tipo 2 ore inutilmente ieri. Su. L'altro ieri su State of Decay. Cosa caspita devo fare? Che vuol dire riorganizza? Questo non le tocca. Urca. Ordine del cielo di coprire il lato destro della formazione in questo modo ottengono una linea di tiro sull'area di fronte linea romana. Gli arcieri mireranno i bersagli in basso. Il lato sinistro in questo modo ottengono una linea di tiro sull'area di rilievo sopra la linea romana. Gli arcieri mireranno ai bersagli sul rilievo. No, vai qua stavolta. Testuggine! Arcieri! In posizione! Sono allo scorpione! Prestate saldi! Fanteria! In arrivo! Andate, cani. Ui, ci sei, Fra? Allo, allo. Yes. Ti dicevo, mi sa che ancora non eri tornato sulla live. Tu adesso come la vedi? Perché io nell'anteprima di OBS vedo che va un pecionissimo proprio. Schierarsi! Sembra più fluido. Però c'è spesso, io vedo spesso scattini. Vabbè, mi devo andare a rivedere poi la live, dai. Tanto così non ci capiremo mai. Però scatta comunque, fai scattini di merda. Fa abbastanza cagare. Alzare gli scudi! Prendete duro! Sì, quello sì. Sollevare i zollotti! Però in marcia, no, è terrificante, non lo so, io da qua la vedo veramente terrificante. Terrificante! Lanciare! Scudi!
voi sul fianco sinistro con me, gli altri sulla destra in attesa del segnale. Sì, signore! E papi. Se tacciate la palude, il destino dei nostri fratelli è legato a noi. Seguitemi! Mo mi prende il super hype per farmi il PC. Sicuro. Super hype. Vabbè, intanto dopo questo giocherò, ma a parte non vediamo, mi ripeto sta live perché se fa cagare pure questo ripasserò a titoli più indie e con più pixel, penso. E fanculo per il momento, fanculo questo. Mo me lo vedo, eh. Visto il messaggio, ora lo vedo. Gli uomini sono morti. E ho capito, minchia. Nessuno che dà una mi dà una mano. E vaffanculo allora. A tuo avviso più che accettabile. Ora lo voglio confrontare. Dopo lo guardo, voglio confrontarlo con quello come lo vedo io. Vabbè, ci hanno bruciato tutti. La paura. Come lo vedo io in anteprima. Tu eri rimasto, non di rumore, senti ogni tanto una piccola distrazione, non di rumore, che vuol dire non di rumore? Oh, e muori, su, per favore, per favore, per favore, grazie, domani te lo spiego, ok? Salve romani, salvo i romani. Minchia, qui sono cifra. Dov'è il zio? No, no, hai rotto i coglioni. Ha una torcia! Fermalo! Una torcia, fermalo! Devi dare il tempo di capire chi anche. Quello. Fermati. Vai. Ma vai nel. Liberateli. Ma spalancate quelle gambe. Spalancate quelle gambe. Quando iniziò la live suite, ma pensavo fosse la colonna sonora. Ma solo oggi, adesso ci ho fatto caso. Solo oggi mi stai dicendo? Cioè gli altri giorni, non, le altre live che hai visto non c'era, quindi. No, quando avevi iniziato il primo giorno. Quando avevi iniziato il primo giorno non c'era. Quindi dopo il primo giorno, insomma, a volte si storceva. Ah. Sarà il microfono di merda pure quello. Strana sta cosa. Gambe.
La voce si sente bene. Ma porca. Ma allora vedrai che può essere. Prendiamolo, di una Eva. Ehi, 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 chi è? What? Figli po' culo? Sarà. Allora forse sarà. Dipende dal gioco probabilmente. Troppa roba complicata per il mio povero portatile, suppongo. Probabilmente tra l'encoding video e quello audio qualcosa si perde. Ha una torcia! Fermalo! Ho visto Piselli? Ho detto? Probabilmente con giochi meno impegnativi dal punto di vista grafico c'ha più margine per anche per l'audio. Dai su, fatemi liberare Vitello qua. Vitellozzo. Vitellozzo, ecco chi è questo. Vitellozzo. Libero Vitellozzo. Poi forse vado a morire nel letto. Guarda che c'è, scusa. La prima zanzara. Chi è qua? No. Andiamo. Guarda quanto è grande. Da grande cosa, scusa. What? Una statua. Devo stare in mezzo. In linea. Ai cadaveri. Prendere il cancello. Troverò Vitellio. Oh. E chi ci sta? O boss. Però ho sentito solo una volta prima. Devi proprio farci caso. Ah, vabbè. C'è qualcosa. C'è una volta ogni tanto. Dai, su. Non ho capito, quindi è vivo. What? Spero fosse stesse crollando. Mi ha fatto un cazzo. Ah, ah. No, no. No, sono due. Dai, attacca. Solo due volte. È la tua mamma. La tua mamma. Quanto è generosa la tua mamma. Ma dai. Ma che è? Ma neanche Dark Soul, cazzo. È questo? Vabbè, niente. E si deve prendere come. Oh, oh, oh. What? Ammazza che legna. Quindi morto. Dai.
duro per forza. È giù, ho sbagliato tasto, fanculo. Quindi finito di farti il bagno nel sangue, devo stare presenzio perché poi si illumina, devo colpirlo in tempo. Sì, infatti ho visto, questo tasto in culo, sì. Ma è scappato nel mento. Ah no, è questo, Ok. Dai. Matto! Vieni, Ah! Ti cucina da pussi! Ah, questo non c'era Quick Time Event. Vabbè. No, so che neanche io come ho fatto a schivarlo questo. Beh, in realtà quando hai capito che devi solo schiva e poi mena, aspetta, schiva e mena, è abbastanza una cazzata onestamente. Attacco pesante, niente, ha vinto il suo. Ci provo? Vabbè, allora vaffanculo. Così. È morto con una capriola. Ah! No, non proprio. Prendete l'ariete! Abbattete il fantoccio! Ok, battiamo sto fantoccio e la chiudiamo qua, direi. No, tre quarti. Non c'è il tempo di farmi i miei god, le mie clippette, in evidenza e via. Boom! Pensate al certo, voi due. No, ma il gioco è... Allora, la storia ancora... si capisce o non si capisce? A volte un uomo deve imparare a ignorare ciò che crede di vedere. Ok. Ben fatto, Marius. Comunque, più o meno ci sta. Soldati! Graficamente mi piace molto. Soldati! Anche il gameplay con le combo. Non statevi impalati come inutili somari! E lo finish, è figo. Fatemi uscire! L'unica cosa è che
Fatemi uscire di qui ora! Praticamente ci sono. Suppongo sia il grande condottiero, il generale Cobb. Ci stavano sì, due. Il figlio dell'imperatore. Due mob. Due modelli di mob fatemi prima. Uscire di qui, barbari, idioti! Due modelli di mob adesso. Questi sono le corna. Cioè, la vittoria. Avrò ucciso noi, 500 persone. Subito, signore. In totale, praticamente sono. Avanti, quattro avanti, modelli di nemici. La cosa mi ha fatto un po'. Mi ha deluso un po'. Poi alla lunga è un po' ripetitivo come meccaniche di combattimento. Dammi il mantello! Però diciamo che nel complesso mi sembra un buon gioco. Nel complesso comunque un buon gioco. Ci siamo diretti a York. Commodo era salvo e Oswald pronto ad accettare la pace. Imploro gli dèi perché la fine di questo orribile massacro sia ormai prossima, così da poter tornare finalmente a Roma con i miei uomini. Comincio a credere che il comandante Vitellio avesse tutte le ragioni per disapprovare questa campagna. Ma quanti soldati sono morti per una vana vittoria? E io? Ebbene, io buono. Ho versato tutto il sangue versabile. Buono, buono allora. Signore, reco di fronte a voi Oswald, re di Britannia. Ha rinunciato a questa ribellione. Obbedirà alle leggi di Roma ed ora innanzi combatterà solo per la salvaguardia della pace tra i nostri due grandi popoli. Vostra Altezza, chiedo solo che la mia gente sia trattata con equità, come vostri eguali. Tutti potremo vivere in pace. Così potremo tutti. Che capelli c'ha questo? Vivere in pace. Il trattato di pace di Roma. Che è una spada che gli conficcherà nella gola. Il volere dell'imperatore. La pace dell'imperatore! Oh, c'è una testa dentro, dico. Chiede solo il sigillo del re su quella pergamena, poi lasceremo quest'isola abbandonata dagli dèi. Il tuo imperatore, mio padre, egli è giusto e leale. Punto tutto su una testa, non so di chi o di cosa. No. Pugnale. L'avevo detto prima. Il sigillo dell'imperatore. Diretta propaggine del suo volere e della potenza di Roma. E mo glielo pianta in fronte. Alzati. Abbracciami. Re Oswald, ecco la tua pace. No! Come questo era un po' scontato, eh? Lurido cane immondo! Come ti permetti? Vedi? Ma sai cosa succede a chi osa sfidarmi? Mai sfidare me!
stato? I barbari non uccisero mio padre. Fu l'imperatore. Salva Roma da loro. Forza! In ginocchio, cani! Che aspettate? Ho detto in ginocchio! Abbiamo salvato proprio una personcina a modo, direi. Non è questo il momento, Boudicca. Chi è questo Gandalf il bianco? Mio padre Saruman. È un dio! Io sono un dio! Obbeditemi! Sì, ma stai calmo. Come però. Fossi un dio! Vai down, baby. Boom. Forse meglio i Berlusconi. Andiamo al porto. Vitello, ti ordino di soggiogare questa feccia ribelle. Difendi la città. La pagherete cara. Massacreremo ogni uomo, ogni donna e ogni bambino. E profaneremo le vostre tombe. Tutta la diga. Rinforzare le mura. Respingeteli. Ora! Chiudete i cancelli! Non devono entrare per nessun motivo! Prendo io il comando. Ma non ho capito. Tu chi? Pensa alle mura. Ma non sono ribellati quelli qui dentro. Tempo. Devi tenere il nemico all'esterno il più a lungo possibile. Dobbiamo evacuare tutti i civili verso la banchina. Fa tutto ciò che puoi. Ci incontreremo al tribunale. Ora va! Bafangu. Ok. E su questo io mi sa che mi fermo. Il mouse è ingiocabile. Su questo io direi che mi fermo. Quindi la stoppiamo qua. Grazie Fra di essere stato qui con me. Grazie a Venturix che già se n'è andato. E a chiunque altro sia passato silenziosamente. 50 euro, non ti preoccupare, ci pensiamo domani quando ci vedremo. E va bene, allora buonanotte a te e a te, direi, in questo momento. Qui noi ci vediamo domani e in realtà ci vediamo domani anche con la prossima live. Vediamo se è il caso di portare avanti questo o di switchare a qualcos'altro. Per il momento questo è tutto. Buonanotte, alla prossima.